Chi vuole leggere i documenti, libericittadini.it è il posto giusto. Siamo qui a parlare di aeroporto e lo facciamo volentieri anche perché, diciamo così, dopo l'intervento di chiedere un referendum di chi è a favore dell'aeroporto, che non potrebbe che avere un successo incredibile, infatti anche chi non sa nemmeno cos'è un aeroporto vota sicuramente sì. C'è l'intervento piuttosto pesante da parte del Presidente della Camera di Commercio, c'è naturalmente grande attenzione da parte dei media che danno grande risalto a questa storia dell'aeroporto, e noi però abbiamo le carte che dimostrano che questo nuovo grande discutere che si fa, poi più avanti faremo vedere le carte, entreremo nei particolari, comunque non ci sono i 3 milioni di euro, non ci sono. Si parla di 450.000 euro e poi vi diremo chi sono i soci e addirittura ci sono dei soci istituzionali che hanno delle società partecipate in quella che dovrebbe essere la società che dovrebbe fare tutto, che per ora non ha fatto nulla. Vi parleremo anche della recinzione che è intorno all'aeroporto, che è rimasta purtroppo un po' indietro, cioè è stata fatta la recinzione, però la recinzione non è completa se non si chiudono e non si consegnano le chiavi a qualcuno. Infatti addirittura 3 caprioli, e ripeto 3 caprioli, sono entrati nell'aeroporto. È una cosa anche piuttosto inquietante, in quanto in fase di decollo gli aeroplani, piccoli o grossi che siano, grossi non ce ne sono, se pensate che Alinate hanno chiuso per un coniglio, figuriamoci che 3 caprioli, è impossibile insomma andare avanti. E cercheremo di fare luce sui rapporti tra le istituzioni, la società, più che altro vi faremo vedere proprio con mano, vi faremo vedere i documenti, questi che vedete da lontano sono le cartine che fra l'altro sono state presentate. L'ENAC ha approvato sì un progetto, ma ha approvato un progetto che è limitatissimo, è limitato solo ad alcune costruzioni, fra l'altro non in sede fissa, ma addirittura parte mobili. Dalle carte che la società di ipotetica gestione dell'aeroporto, la CTVR, poi ne parleremo dettagliatamente in un prossimo servizio, i disegni che hanno presentato lo dicono da sé, ci sono delle limitazioni molto forti, non si comprende questo ammodernamento che prevede, ecco, questa è la vecchia zona dove si vede, è molto limitata dal punto di vista degli edifici, è più grande il settore degli elicotteri, dei vigili del fuoco che quello dell'aeroporto, la pista d'altra parte è limitatissima come ampiezza e come lunghezza e non si comprende tutti questi hangar a cosa servono, in quanto può servire un aeroporto molto grande, sono edifici comunque tutti impostati sul fatto che non sono sede fissa ma sono molto smontabili, sono praticamente rimovibili. Questo vi dà l'idea di quello che è la parte meno preoccupante, direi, quindi anche i residenti possono dormire tranquilli perché qui di aerotaxi, per quello che riguarda l'aeroporto di Arezzo, non ne vedranno mai. Questa è l'unica cosa, garanzia che possiamo noi dirvi, anzi prossimamente vi faremo vedere qualcosa che riguarda anche la sicurezza del sedime aeroportuale. Ecco, queste sono le note che limitano proprio la possibilità di poter ampliare la pista e queste sono regole molto ferree. Quindi completamente diverso da quello che si vuole far sentire o far apparire, che l'aeroporto di Arezzo è in grado di supportare un servizio di aerotaxi. Non lo è oggi, non lo sarà domani, non lo sarà nemmeno in futuro, per i motivi che man mano vi inviteremo a seguire, quelli che lo vogliono seguire. Questo quindi non è altro che il prologo che molti ora in televisione fanno come anteprima. Allora vediamo questa anteprima. L'anteprima naturalmente è molto importante che si veda dove vengono fatti i lavori e quale miglior piccolo aereo della Bidonair che possa a un certo punto indicare dove vengono fatti i lavori. Questo è il progetto che è stato presentato in comune. Qui ci sono la zona dove sono gli attuali edifici che sono veramente anche molto piccoli, ma che più che sufficienti comunque per coprire le attuali esigenze, e questa è la pista.
Naturalmente in queste cartine c'è lo sviluppo della pista con le altimetrie, con tutto ciò che riesce a farvi capire l'impossibilità di poter ampliare la pista. Anche ci sono delle regole internazionali, nazionali, molto importanti. Per quanto riguarda la recinzione, vorrei dire che ci sono leggi antiterrorismo molto, molto, molto pesanti. Ma qui ci ritorneremo e vi daremo forse informazioni maggiori non appena siamo in grado di mostrarvi la lettera che sta per partire presso i vari ministeri interessati, l'ENAC ovviamente e le autorità qui locali. Ecco, allora, ripeto, questa è la zona dell'aeroporto, un sedime aeroportuale, un sedime abbastanza limitato, come si può vedere. Questa è la zona, diciamo, dove ci sono le attuali strutture, di cui non si parla in questo progetto se vengono abbandonate, vengono lasciate lì. E qui invece c'è tutta la zona nuova. Questa zona nuova cosa vuole dire? Questa zona nuova vuole dire che vengono fatti su 11.500 metri quadri, quindi una sostanziosa pezzo di terreno all'interno dell'aeroporto, delle strutture di servizio per l'ammodernamento. Ammodernamento che non è richiesto, sarebbe richiesto ci fosse degli aerotaxi. Difatti l'aerostazione esiste addirittura con bar, ristoranti, edicola, se c'è un flusso. Qui addirittura si è parlato di quattro voli da 8 posti, e presto fatto il calcolo sono 32 persone. Se vogliamo pure raddoppiarli per il ritorno sono 74 persone. Nessuno costruirebbe un'aerostazione, un bar o apre un'edicola per 74 passeggeri al giorno. Ma questo è un problema che non si pone. Ma andiamo a vedere perché è importante. Anche si parla tanto di questi piani industriali, e si parla anche di quello che è stato presentato al Comune. Beh, noi siamo in grado di presentarvi quello che è stato presentato da Confindustria, e qui vogliamo dire, non è inquietante, ma comunque fa pensare, perché la Confindustria scrive una lettera dicendo che la CTVR, una società che è stata partecipata pochissimo, nonostante le dichiarazioni del Presidente Confindustria Inghirami, partecipava pochissimo in quanto i 3 milioni non sono stati mai raggiunti, al massimo sono 796 mila euro, con cui si fa veramente poco, nulla di questo che è presentato nel progetto può essere fatto con queste cifre, e quindi questo è quello che è stato presentato al Comune. Vi daremo poi in seguito, vi faremo vedere nel dettaglio sia tutta questa particolare richiesta fatta, ripeto, la Confindustria in nome di CTVR, una cosa anche strana, non voglio dire inquietante, ma strana lo è sicuramente. C'è la risposta naturalmente del Comune e ci sono i fogli dell'ENAC. Ecco, questi fogli ENAC che noi abbiamo, insomma, dove non c'è nessun dubbio, c'è anche quella che è, diciamo, il piano, la relazione tecnica, e su questo vi informeremo. Naturalmente questo non è altro che il prologo di quello che sarà una serie di video, di comunicati stampa da parte del Comitato Aretino per un vero aeroporto, affiancato naturalmente dal Comitato Mirzia e dal Comitato Aretino del Buonsenso, che vogliono dimostrare ai liberi cittadini, alle libere cittadine, ai liberi imprenditori di Arezzo e provincia come tutto questo parlare dell'aeroporto in realtà si sgonfi e arrivi nel nulla. Questo naturalmente lo faremo anche con i documenti della Regione Toscana, ci sono state dichiarazioni inquietanti, lo faremo con quello che è il regolamento urbanistico, con quello che è stato l'atto di indirizzo del Comune, con quelli che sono stati gli emendamenti vari che accompagneranno questa storia. E con questo vi diamo appuntamento alle prossime così video messaggi che prepareremo per voi. Intanto godetevi questa anteprima.